È stata una settimana un po' tesa, era inevitabile che fosse così, e si è vista la miglior valsa group della stagione. Allora, io credo bisogna essere un po' onesti. Cioè, noi veniamo da delle sconfitte in sequenza fatte con delle squadre che sulla carta sono forti, diciamo sono di primo livello. Giocandole, non è che non hanno, a parte, ripeto, quella Civitanova che abbiamo preso 3-0, abbiamo sempre comunque avuto alcune opportunità, non giocando la nostra pallavolo migliore, perché quando arrivi a giocarti di 23 pari, qualche set lo devi portare a casa, no? E non l'abbiamo fatto. È stata una settimana dove quasi da funerale, cioè per quello che si leggevano tutti i giorni. Io credo che, ripeto, come la vita ci insegna, e come a me mi ha insegnato tanto questo gioco, che conta l'ultima palla che si mette giù. Quindi, e questo secondo me è sempre molto, molto importante nell'ambito sportivo, ma comunque nella vita. La squadra, i giocatori sono sempre molto allineati. Ci siamo dati un paio di regole su questa partita, dobbiamo essere bravi secondo me a far tesoro di questo percorso, perché, ripeto, alcune cose dipendono da noi, non dipendono dall'avversario, e secondo me questo lo possiamo gestire un pochettino meglio, però sapendo sempre chi siamo e anche chi sono gli avversari. Quindi sempre questo è un campionato difficile, se lo siamo detti dall'inizio, no? Adesso prossima partita andiamo a Sestamala, torniamo, abbiamo Siena. Queste partite che noi giocheremo sono partite sempre importanti, anche decisive, però la storia ce la scriviamo da soli, anche quando si parla di opportunità. Le opportunità, soprattutto quando ne hai avute diverse, non ti cascano dal cielo, le devi cogliere. E se non sei tu a coglierle, sono gli altri che se le portano a casa. Diciamo che è una vittoria importante, non c'è dubbio, è un percorso lungo. Avevi chiesto, insomma, ad alcuni leader di questa squadra, su tutti Erwin Gapet, no, di prendersi un po' la squadra sulle spalle, prenderla per mano. Hai avuto le risposte che ti aspettavi? Ma le risposte io ce le ho. Allora, ce le abbiamo sotto mano, e che ti puoi allenare bene, perché Erwin, come ho detto anche in conferenza stampa prima della partita, ha perso peso rispetto al mondiale, si sta allenando, è solo che ci sono dei momenti della partita dove lui deve farci la differenza, c'è poco, cioè, quello che gli chiediamo, no? E lo deve accettare anche, che questa è una squadra diversa rispetto alle squadre che ha giocato. Quindi il nostro scudetto non è vincere lo scudetto, il nostro scudetto è arrivare ai nostri obiettivi, a vedere, ripeto, i propri compagni, quelli giovani che crescono alla fine della stagione e dice: cavolo, abbiamo fatto una stagione dove abbiamo raggiunto questi obiettivi, in più ho dei compagni che li ho aiutati a prendere il livello, che è diverso vincere uno scudetto, vincere la Champions League, perché è abituato così lui, ma questa è una squadra diversa. E a volte quei due punti che non fai sono i due punti decisivi per vincere un set. Poi prendi detto che vinci la partita, però lui è un giocatore troppo importante per come sta in campo. A proposito di giovani, l'ultima per me, Rinaldi ha fatto lo switch, possiamo dire così, e invece Gollini è ancora in panchina. Diciamo che è un percorso un po' diverso. Rino, secondo me, ha intanto uno spirito, come dicevo anche in conferenza stampa, che è unico. Sta acquisendo delle sicurezze, sta lavorando con Bruno sulla palla migliore per l'attacco, e quando poi si innescano, no, delle situazioni di gioco positive, prendi sicurezza, è un giocatore che ti dà dinamismo in campo, cioè ha un'energia incredibile, in più fa prestazione. Per quanto riguarda Gollini, è un giocatore che 2 anni fa era in Serie B, noi l'abbiamo portato dalla Serie B a sostituire Iannelli, che era il nostro secondo libero, ha fatto, quando abbiamo fatto il playoff della Challenge, degli scampoli, no, per entrare in difesa. L'anno scorso
l'abbiamo utilizzato questo doppio cambio, no, tra l'entrata e la difesa, però è un percorso di crescita molto diverso rispetto a quello di Rinaldi, perché Rino è un giocatore che si sta costruendo, si sta formando anche con le nazionali, quindi ha un tempo dedicato a pallavolo che è sempre coperta, e fare il libero non è così semplice, quindi anche lui sta prendendo il campo, però ripeto, cioè, giochiamo di squadra, non possiamo pensare a tutto, dobbiamo secondo me in questo essere bravi a dare gli spazi che dobbiamo dare, e pensando sempre che le partite sono importanti se le vinci. L'aggettivo per la Guzia di questa sera? Ma Adi secondo me sta entrando sempre di più in questa squadra, prendendo spazio, prendendo responsabilità, e interagendo con tutti. E cresciuto molto con Muro, sta crescendo con la difesa, quindi un giocatore che un po', cioè non è solo attacco, ecco, sta crescendo, e questo secondo me dà anche la possibilità della squadra di respirare anche di più su tante situazioni di gioco. Giangio, sai che io sono un po' fissato sull'approccio alla partita. Abbiamo visto 3 coperture e 2 difese nei primi 5 minuti, no? Già da lì anche il Palasport ha capito che forse era una Modena diversa rispetto a quella che aveva visto anche solo la domenica. Ho fatto una richiesta, perché è difficile, non è tecnica, è una richiesta su cosa ci vogliamo focalizzare in quei primi 10 punti. Focalizziamoci su una cosa, quello che viene su altre cose le accettiamo, ma su quelle dobbiamo essere duri. L'abbiamo fatto, perché oltre, come tu dici, 2 coperture della difesa, che sono fasi break, quello che abbiamo fatto bene è il discorso di qualità della ricezione, che abbiamo preso punti, abbiamo lavorato bene su questi primi approcci del set out. Poi, ripeto, la fase break in tutte le partite l'abbiamo sempre fatta, o con la battuta, o con la difesa, o con la lotta con il muro, ma i break li abbiamo sempre recuperati, è la continuità del set out che conta molto. A proposito di continuità in cambio palla, ti chiedo una cosa sul valzer di P1. Bisogna avere una ricezione alta, no? In quelle occasioni lì, soprattutto per consentire a Addis di avere poi la rincorsa, e lui quello che fa più strada. È una cosa che fate sistematicamente o scegliete il battitore su cui fare? No, guardiamo il matchup, dobbiamo cercare di trovare il matchup sempre giusto, ma questa purtroppo è una rotazione che sulle 6 partite che abbiamo giocato classica è un bagno di sangue. Quindi abbiamo provata in Supercoppa, abbiamo visto che è meno bagno di sangue, ci dobbiamo adattare su alcune situazioni di battuta, e credo che questo, insomma, per questo tipo di squadra qui sia in questo momento una rotazione che usciamo in questa maniera qui, con un po' più di tranquillità. Tommaso Rinaldi, forse la tua miglior prestazione con la maglia giallo-blu coincide con la miglior prestazione di Modena, con un 3-0 era attesa dopo una settimana che non so come avete vissuto voi, ma da fuori è sembrata un po' tesa. Ma guarda, tesa sì, ovviamente, però guarda, mi reputo molto fortunato ad avere questa squadra, questo gruppo, perché la pressione noi la sentiamo, ovviamente è normale, ma ci chiudiamo molto dentro la squadra, noi, e abbiamo fatto una settimana normale come tutte le altre, pensando a migliorare e a stare meglio insieme. Questo è stato il segreto per vincere questa partita. Personalmente, tanta energia in attacco, dove anche in ricezione, no? Tu sei chiamato a fare soprattutto queste cose. Come ti stai sentendo in campo? Da fuori sembra una maggiore tranquillità, una maggior serenità, una maggior fiducia. Ma sì, assolutamente. Io sinceramente anche sono sempre tranquillo, cioè non mi va una cosa, io penso prima a vincere con la squadra, cioè a vincere appunto, e poi dopo se gioco bene ancora meglio, però sto trovando feeling anche con Bruno, che mi sto trovando bene, e continuiamo così. Giocate con la palla un po' più spinta, no? Nelle ultime partite, sai che andava a prendere più alta e un po' più tesa. Ma sì, più che altro devo aspettare un altro po', cioè un pochino, e entrare dentro come so fare, basta. E in questa crescita muro, Tommaso, è un po' come Ervin, no? L'anno scorso ogni tanto faceva 3-4 muri, poi periodi no, oggi è stato decisivo col muro. Sì, ma non me lo spiego, cioè è andata così, non lo so, spero continui così per sempre, però sì, bene così, no?
Grazie. Di ora e fare più di tre is consecutivi, no? Sì, come lui l'ha detto la scorsa volta, prima volta no, la seconda volta consecutiva non è male, sicuro. Siamo molto felici che è partita andato così, perché tre punti in casa è molto importante contro la Tina, che gioca molto bene. Oggi noi siamo in alto livello e abbiamo giocato benissimo. Gianni diceva prima, insomma, che non sei soltanto attacco, stai crescendo anche a muro, c'è naturalmente la battuta, qualcosina anche in difesa. Insomma, da un punto di vista personale, come ti stai trovando? Sì, sempre, anche io e anche squadra miglioriamo, c'è che cose che possiamo ancora fare in più, però quando facciamo così battuta dobbiamo sbagliare meno in battuta, però quando va battuta bene come oggi siamo buoni, sì. Tra pochi giorni c'è la Coppa CEB, l'esordio è uno dei trofei, forse il trofeo cui puntate ad arrivare più avanti, no? Sì, andiamo in Sastamala, che è molto lontano, e dobbiamo andare domani o dopodomani, e non lo so come una squadra, vediamo, sicuro domani c'è il video e vediamo. Ma come si svolge questa settimana? Cioè, cambiano molto le vostre quotidianità adesso che dovete volare anche durante la settimana o no? Siete tutti, sì, abituati comunque più o meno? Ma siamo più abituati, no? È sempre così, andiamo avanti. Sì. Grazie.